Buongiorno a tutti, oggi parliamo con Alex Corlazzoli, che è un insegnante di scuola primaria, ma è anche una firma importante del Fatto Quotidiano. Perché parliamo con lui? Perché lui è autore di un libro molto interessante, molto anche direi un po' curioso, e si intitola Lettera a una professoressa del nuovo millennio. Ecco, Alex, spiegaci subito di che cosa si tratta, che cos'è questo libro? Questo è un libro che vuole essere una denuncia, una provocazione, come lo fu allora la lettera a una professoressa che scrisse Don Milani, con la storica libreria editrice fiorentina, che tutti dovremmo avere e mi auguro che tutti abbiano nella loro libreria. Ai tempi Don Milani, con 8 ragazzi della montagna, dove lui fu confinato, esiliato da allora dalla Chiesa dopo aver scritto Lettera pastorale, finì a Barbiana e da lì ricominciò una scuola che pian piano si capì che era diversa, rivoluzionaria rispetto a quella che quei ragazzi erano costretti a fare in quella pubblica, fino ad arrivare negli ultimi anni della sua vita a scrivere lettera a una professoressa, una lettera scritta a una professoressa delle medie, dove i ragazzi e Don Milani denunciano tutto quello che non va della scuola normale, della scuola statale. Dico normale perché ai tempi era normale andarci. Oggi, in occasione del centenario della nascita di Don Lorenzo, e abbiamo, direi, bisogna utilizzare il plurale, deciso di scriverla, di riscriverla alla luce del nuovo millennio. E quindi è diventata Lettera a una professoressa del nuovo millennio, scritta da me con 8 ragazzi. Senti, e tu quindi hai scritto, hai lavorato con 8 ragazzi di quale scuola o di quali scuole? Ho lavorato con 8 ragazzi di scuole diverse della città di Crema, ragazzi che in realtà non vengono dalla città, ma vengono da paesini, da paesi che sono attorno. Crema fa un po' da capocomprensorio e quindi attira tutti i ragazzi alle scuole superiori, ragazzi di età che vanno tra i 16 e i 18 anni, qualcuno ha fatto la maturità in queste ore, ragazzi che provengono da condizioni sociali ed economiche totalmente differenti. 8 perché 8 erano i ragazzi di Barbiana e 8 sono i ragazzi che abbiamo scelto stavolta. Ecco, senti, leggendo il libro c'è un dato curioso che emerge. Le denunce, diciamo così, i racconti che questi ragazzi fanno sono molto simili ai racconti dei ragazzi di Barbiana del 1967. Ma questo che cosa vuol dire? Che in tutti questi anni non è cambiato molto allora nella scuola italiana? Hai detto benissimo, non bene. La scuola italiana è rimasta ferma al palo. Tutto quello che scrive Don Milani, quasi tutto, il 90% direi, si rispecchia nell'oggi. Penso che allora non si leggeva il quotidiano in classe e oggi non si legge il quotidiano in classe. Allora la Costituzione non si leggeva ed oggi non si conosce. Allora non si faceva educazione sessuale e oggi siamo uno dei 5 paesi in Europa che non fanno educazione sessuale. Allora Don Milani diceva: la scuola ha un unico problema, i ragazzi che perde, e oggi perdiamo 82.000 ragazzi delle scuole superiori solo perché non hanno raggiunto il numero di presenze a scuola necessario. Ma nessuno è andato a bussare questi ragazzi, nessuno è andato a chiedere loro perché, nessuno è andato a parlare con i loro genitori. Basta mandare a metà anno una letterina nella quale la scuola dice: Mauro, no, è arrivato finora 27 giorni d'assenza, attenzione che potreste rischiare la bocciatura. Finita lì il compito della scuola. È proprio quello che succedeva anche negli anni di Don Milani. Una scuola che se ne frega, il contrario dall'I care milaniano, una scuola che se ne frega dei suoi studenti. Dire così potrebbe apparire un po' populista, un po', ma sicuramente è provocatorio. Da quello che mi raccontano i miei giovani, loro non si sentono abbracciati dalla scuola, ma si sentono più volte respinti invece dalla scuola che frequentano.
E cosa dovremmo fare per abbracciare i nostri giovani e per fare in modo che la scuola offra davvero a tutti le opportunità, come chiedeva Don Milani e come chiedevano i ragazzi di Bassiana e come chiedono anche i ragazzi con i quali tu hai lavorato in questi mesi? Sì, guarda, i miei ragazzi, vado proprio a riprendere quello che dicevano i ragazzi di Barbiana e quello che dicono invece i miei ragazzi. A Barbiana proponevano tre riforme. La prima era non bocciare a quelli che sembrano cretini, dagli la scuola a tempo pieno, e sto leggendo da lettera alla professoressa Certo. di Don Milani, e la terza, gli svogliati basta dargli uno scopo. Quando ho chiesto ai miei ragazzi che riforme avrebbero proposto, mi hanno proposto, e qui invece leggo dalla mia lettera alla professoressa del nuovo millennio, mi hanno detto un'istruzione che serva alla vita e quindi introdurre l'ora di attualità di diritto e di educazione sessuale. Due, una riforma dei cicli. Tre, abolire i voti. Quattro, ne hanno aggiunta una, fare ed essere scuola. Loro hanno bisogno tremendamente di una scuola che diventi, me l'hanno detto più volte, una scuola di vita. Sono stupiti, sconcertati i nostri giovani che a scuola non si sia parlato poco della guerra tra Ucraina e Russia. Ci chiedono di parlare di attualità, ci chiedono di prendere in mano le questioni dell'oggi, persino la vita pratica. Mi ha stupito che uno di loro mi ha detto: dopo 5 anni di scuola io non so andare nemmeno in posta a fare un'operazione, ad aprire un conto corrente postale. E mi hanno detto: Alex, perché la scuola ci tiene distanti dalla vita reale. E quindi ecco, credo che oggi serva davvero per abbracciare questi studenti, andare anche incontro a quelle che sono le loro esigenze. La scuola non è cambiata, ma i ragazzi nel corso degli ultimi 60-70 anni sono cambiati. Serve una scuola che sia capace di adeguarsi al cambiamento, di adeguarsi a un cambiamento antropologico che c'è stato per forza. Certo. Senti Alex, il tema della lingua in Don Milani era assolutamente fondamentale. È la lingua, la conoscenza della lingua che ci rende uguali e sono le disuguaglianze nella lingua che aumentano ancora di più le disuguaglianze fra le persone, fra le classi sociali. Questo tema è emerso anche nel tuo lavoro, nel vostro lavoro? Caspita che è emerso come i ragazzi mi hanno fatto capire, mi hanno fatto toccare con mano come la padronanza della lingua non sia ancora uguale per tutti. Mi viene in mente Tommaso quando mi diceva, quando all'interrogazione sento il mio compagno, la mia compagna che sanno in qualche modo fare un'interrogazione con il verbo giusto, con la parola giusta, mi viene in mente proprio la differenza tra me e loro. Dipende molto oggi dal contesto familiare, non tanto dal contesto socio-economico. Ciò che emerge di differenza, per esempio, tra la lettera di ieri e la lettera di oggi, è che Don Milani a un certo punto ci fa un'analisi di quelli che è il contesto socio-economico, cioè i figli degli operai cosa fanno e i figli degli impiegati cosa fanno. Oggi non è più una condizione economica differenziare, lo è, ma per una percentuale molto bassa, a differenziare la scuola, a differenziare i figli degli allievi, ma è la condizione socio-economica, cioè se io a casa ho anche l'imprenditore Brambilla che però d'estate monta la piscina e resta tutto il tempo e tutti i 3 mesi in piscina, anziché portare i suoi figli a vedere Roma piuttosto che Selinunte, Segesta, andando anche chiaramente al mare in Sicilia, lì c'è il divario. Lì c'è il divario perché hanno le possibilità economiche, ma non le applicano. E questo crea davvero, rispetto alla lingua, un grave problema. Ancora oggi nelle case dei miei alunni, io ti posso confermare perché ci vado quando mi invitano a pranzo, a cena, spesso, come è accaduto a me da bambino, non ci sono non solo i libri, ma nemmeno le librerie. C'è la PlayStation però. E quindi questa questione della lingua è tremendamente importante, così come mi lego e chiudo velocemente al tema delle lingue straniere. Don Milani è stato il primo a fare l'Erasmus negli anni È vero. 60,
Cioè, Don Milani mandava i suoi ragazzi a studiare all'estero, insomma. Oggi noi avremo bisogno, che ne so, di madrelingua in tutte le scuole d'Italia, ma non come progetto sperimentale, ma come sistema. Una madrelingua in classe cambia la vita dello studente, anche perché li dobbiamo preparare ad affrontare un mondo dove saranno sempre più chiamati ad andare all'estero, sia in termini di studi di atenei, sia in termini lavorativi. Senti Alex, tu sei un insegnante di scuola primaria. Al di là della retorica, ma quanto è importante che la scuola primaria lavori fin da subito per attenuare perlomeno le differenze, per esempio proprio in campo linguistico, forse addirittura ancora prima della scuola primaria, nella scuola dell'infanzia. Anzi, nel vostro libro voi parlate anche del ruolo persino dell'asilo nido da questo punto di vista. Quanto è importante questo? Senza dubbio, senza dubbio. Vuoi mettere un bambino che prende in mano fin dal nido, da quando ha 3 mesi, 4 mesi, 1 anno, un libro pop-art, un libro veramente di quelli che possono essere adatti a lui, e vuoi mettere un bambino che cresce con il libro. In Finlandia, quando nascono i bambini, viene regalato alle mamme un kit, tra cui c'è anche un libro. E che cresce fino ad arrivare alla scuola primaria con la passione già per il libro. E quindi il percorso io renderei obbligatorio alla scuola dell'infanzia, e sono tentato di pensare che i nidi, se ci fossero in Italia, purtroppo non ci sono, Certo. però la scuola dell'infanzia la renderei già obbligatoria proprio per questo. Io ho visto, toccato con mano, bambini che arrivano a scuola senza aver fatto la scuola dell'infanzia. Noti la differenza dell'approccio alla scuola. E credo che a questo punto la scuola primaria, in questo contesto, in questo quadro, in questa fotografia che ti ho fatto, sia essenziale. Ma lo dico sulla mia esperienza personale. Guarda, io, come ti ho detto, venivo da una famiglia molto povera, che non aveva nemmeno la libreria. Mia mamma leggeva Confidenze e Intimità e i necrologi sul giornale settimanale locale cattolico. Potevo avere un'altra strada nella mia vita, e miei non interessava molto farmi studiare. Mi salvò la maestra, mi salvò la maestra e il prete della parrocchia. I famosi in psicologia si chiamano testimoni socorrevoli. Mi salvò la maestra perché per 5 anni mi parlò di Mozambico, perché aveva un nipote missionario in Mozambico, e perché iniziò a leggermi delle cose del Mozambico, e perché mi lesse CP di Mario Lodi. E io, ecco, la prima lettura che feci fu quella, e mi appassionai alla lettura, alla curiosità per questo Mozambico, tant'è che il primo viaggio che feci a 18 anni lo feci dove? In Mozambico. Quindi questa è la parabola proprio, no? Di come la scuola può incidere su un ragazzino. Quando mi dicono serve la famiglia, certo che la famiglia serve, ma se c'è la famiglia, se la famiglia non c'è, l'unico riferimento in questo paese può a talvolta essere la scuola. Bene, grazie ad Alex Corlazzoli per questa bella, simpatica chiacchierata. Complimenti per il vostro libro. Ti prego di estendere i complimenti anche ai ragazzi che hanno lavorato con te. Il libro è molto interessante. Ricordiamo ancora il titolo, Alex. Lettera a una professoressa del nuovo millennio, eccolo qua, scritto da me con i miei ragazzi, con un gruppo di studenti. Dalla scuola di Barbiana alla scuola di oggi, Rizzoli, Burr Rizzoli.